Quinta giornata del campionato Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Juventus. Partiti proprio in questo momento, eccovi Avellino Juventus. La battuta è corta, il cross di Maciek, il gol della Juventus. Cross al bacio di Maciek al dodicesimo del primo tempo. Juventus in vantaggio qui a Prato La Serra. Gol di Bove ed in questo momento, a prescindere da cosa accadrà negli altri campi, la Juventus mantiene la testa della classifica. Ora Mosti ci prova dalla distanza, Mosti, ed è una rete da Cineteca, palla indirizzata nel 7, davvero un bel gol, 22esimo, sarà proprio Maciek a battere il calcio di punizione. Tre gli uomini in barriera sistemati dal portiere. Lo stacco vincente di Muratore sul calcio di punizione di Maciek e la Juventus triplica al 29esimo. Lieris si fa vedere anche Mosti, Lieris preferisce la soluzione Zekiri, la conclusione di Zekiri è precisa, palla indirizzata nell'angolo più lontano e la Juventus fa poker. Le squadre sono entrate negli spogliatoi con la Juventus in vantaggio per 4-0. Nel corso di questa ripresa l'Avellino, padrone di casa, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri tre schemi. Seguiamo però questa iniziativa di Lieris, la conclusione di Lieris, quinta rete della Juventus, 10 secondi. Seguiamo l'Avellino però. Gol! Gran gol dell'Avellino che accorcia le distanze con il suo calciatore di maggior talento, Arciello, all'ottavo della ripresa. Allora il numero 20, bianconero, che entra in aria. Un doppio dribbling, ancora Vella protagonista, che sta scaltando i guanti. E poi c'è l'errore di Dragone, che favorisce la sesta rete bianconera. Il calciatore di Grosso. Folto il muro biancoverde, parte Clemenza e la palla si insacca, immobile Avella, 7-1 per la Juventus. Angolo per la squadra torinese che con questa vittoria conserva il primato in classifica. Gioco interrotto. E calcio di rigore per la Juventus e portare a 8 le reti della Juventus, batte Clemenza, conclusione impeccabile da Cecchino per il numero 20 bianconero. Muratore, ed eccolo il triplice fischio di Airoldi di Molfetta. Applausi per tutti qui a Prato La Serra, è stata una bella giornata di sport. La Juventus batte l'Avellino in trasferta per 8-1. Renato Cioffi, tecnico dell'Avellino Primavera, che l'impegno quest'oggi fosse proibitivo, lo si sapeva, però ai suoi ragazzi non può rimproverare nulla sul piano dell'ardore e dell'impegno. No, la Juve lo sapevamo, l'ho dichiarato già, la Juve è un'altra categoria. Però diciamo che a un certo punto c'è stata un po' di reazione, anche sul quando abbiamo fatto gol abbiamo avuto due o tre situazioni dove dovevamo sfruttarle meglio, però onestamente più di quello secondo me noi non potevamo fare. Ci voleva questa partita per, come dire, favorire un po' anche lo sviluppo del calcio qui ad Avellino? Ma guarda, questa secondo me è stata una giornata di sport, al di là della partita in sé, perché comunque vedere tutta questa gente per un campionato primavera, io credo che ne va di mezzo tutto l'indotto, quindi dobbiamo secondo me per la provincia proporre più situazioni del genere e magari farci conoscere anche in altre regioni che noi non siamo soltanto criminali ma siamo anche una regione dove riusciamo ad accogliere bene le persone. In effetti proprio Grosso mi ha fatto piacere perché ci ha fatto i complimenti per questo. Cosa mi è piaciuto? Ma diciamo che la squadra è partita bene, quindi l'approccio alla gara è stato quello che volevo, quello positivo. Poi è normale che c'è sempre da ridire, se prendi 8 gol qualcosa non va.
È vero che l'abbiamo preso contro la Juve, però io sotto certi aspetti prendere dei gol su palle da fermo dove le abbiamo riviste in settimana mi dà un po' noia, mi dà un po' fastidio, perché dobbiamo stare più attenti su quelle cose. Però onestamente dire di più ai ragazzi dopo l'impegno profuso in tutti i 90 minuti non posso dire altro. Fabio Grosso, allenatore della Juventus Primavera, quest'oggi una prova di forza, una vittoria messa in discussione, 3 punti che vi consentono comunque di mantenere il primato in classifica. Abbiamo fatto un'ottima partita, avevamo le qualità per poterla fare, però non è mai facile con i ragazzi riuscire a interpretarla come l'abbiamo fatta noi, quindi sono contento, usciamo da qui con quello che volevamo e guardiamo avanti. Sappiamo che abbiamo tante partite perché martedì avremo la Youth League, poi riavremo il campionato, quindi siamo tanto impegnati e non è facile con i ragazzi essere sempre così presenti come siamo stati oggi. Ma io ho a disposizione dei ragazzi che hanno grandissime qualità, ovviamente la loro crescita è determinata anche dal fatto delle opportunità che hanno poi nel proseguo della loro carriera, e come hai detto tu, l'Avellino spesso e volentieri approfitta di questi ragazzi per metterli nel mondo del calcio, e credo che sia la cosa giusta per provare a far crescere tanti ragazzi che hanno qualità ma che devono avere anche le opportunità. Mister, un dato statistico per voi prima di questa partita: solo 5 reti all'attivo ma solo gol al passivo. State un po' sposando la filosofia della prima squadra invece della difensiva? No, noi con i ragazzi ammiriamo quello che fa la prima squadra, perché fa cose esemplari sotto tutti i punti di vista, e poi partita dopo partita proviamo ovunque andiamo a provare a imporre il nostro gioco. Non è facile riuscirci, però credo che oggi abbiamo fatto molto bene quello che volevamo. Presidente Gubitosa, più che una partita, un evento quest'oggi, un evento favorevole per il movimento calcistico avellinese irpino. Sì, si è mossa una bella organizzazione, e voglio cogliere l'occasione per ringraziare il comune di Prato La Serra, tutte le persone che sono venute oggi a vedere questa partita, che per noi era una partita importante, e l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Antonio Fiero, che ci ha concesso ovviamente di poter avere questo campo a disposizione. Ovviamente il risultato un po' ce l'aspettavamo tutti, non potevamo pensare oggi in un risultato diverso. Abbiamo giocato contro ovviamente una grande squadra, ma siamo contenti, e sono contento per queste persone che ovviamente potete vedere tutti intorno, di come sono ovviamente contenti di aver avuto anche loro la possibilità di conoscere e toccare qualche loro idolo del calcio, tipo Grosso e compagnia. A proposito di realismo, c'è qualche calciatore della Juventus Primavera che potrebbe fare il caso con l'Avellino? Io con Grosso ho cercato qualche ammiccamento, lui giustamente parlava, io ho cercato di creare un feeling per il futuro, poi da questi incontri non si sa mai quello che può nascere, vediamo un po' se riusciamo. I rapporti sono già... No, il contenzioso non esiste, era il fatto dell'incasso che poi non abbiamo... No, assolutamente no, tutto risolto, anzi la Juve ci rispetta molto, c'è un buon rapporto. Grosso si è complimentato per l'accoglienza, per l'organizzazione, sono stato molto soddisfatto di quello che pensano di noi, mi ha detto anche che ci segue e che non meritiamo il posto in classifica in cui stiamo, è un nostro tifoso anche Grosso.